Incontro tra De Luca e Fitto ed un saluto che sa di riappacificazione. Prosciugati conti di Banca e Poste, 4 cellule sgominate. Napoli conquista la top 30 delle città più apprezzate. Intanto boom del turismo, calcio Napoli dopo una settimana di trattative torna a parlare il campo. Bentrovati con la nostra informazione regionale, partiamo dall'incontro che c'è stato tra De Luca e Fitto durante l'evento a Napoli Merita della Gente a Sud 2030. Dopo scontri e denunce, il governatore De Luca e il ministro per gli affari europei e per il Sud Raffaele Fitto si sono ritrovati. È stata una mattinata di fuori programma quella che si è svolta a Gallerie d'Italia a Napoli, dove è in corso la due giorni con l'evento Agenda Sud 2030, dove l'Europa incontra il Mediterraneo, promosso dalla Fondazione Merita. Un appuntamento atteso, visto che in città era previsto l'arrivo del ministro per gli affari europei Raffaele Fitto, plurinominato dal governatore De Luca negli ultimi mesi, sempre a proposito degli stanziamenti a favore della regione Campania. Dopo aver schivato i cronisti ed essersi seduto in prima fila, il presidente della regione ha ascoltato attentamente, senza mai battere ciglio, l'intervento dal palco del rappresentante di governo. Il primo colpo di scena è stata una velocissima stretta di mano prima che il ministro incontrasse i giornalisti a margine del convegno, dove ha dichiarato il suo punto di vista rispetto alle polemiche sull'accordo di coesione. Sinceramente non comprendo la polemica, sono convinto che ad un tavolo di confronto con le regioni si definiranno questi aspetti, anche chiarendo, me ne rendo conto che questo può essere un tema, che alcune regioni hanno completato la loro quota, esaurito la loro quota di disponibilità sul fronte delle risorse nazionali e quindi devono essere orientate sulla parte del PNRR e del Piano Nazionale Complementare. Invece per quelle regioni che non hanno ancora utilizzato e programmato queste risorse c'è la possibilità di poter attingere a queste risorse. I tempi sono quelli che vedono 17 regioni con l'accordo sottoscritto, stiamo lavorando con tutte le regioni, diciamo, c'è un'interlocuzione di carattere tecnico che a me non piace enfatizzare perché non sono abituato a far sì che discorsi e approcci di carattere istituzionale diventano scontri di carattere politico, non è nel mio DNA, nel mio approccio. Il secondo fuori programma è stato l'intervento del presidente della regione sul palco, da cui ha ribadito ancora una volta la sua posizione, sottolineando che non è sua intenzione polemizzare con il ministro, ma che a suo parere c'è da parte del governo una scarsa attenzione alla Campania, che ha definito l'area di più vasta sofferenza sociale d'Europa. Una volta terminato, il presidente della regione De Luca si è fermato a commentare l'incontro sfiorato col ministro Fitto e, dopo avere nuovamente riassunto tutti i passaggi dell'ultimo anno, non ha mancato di mandare un messaggio a chi, a suo parere e senza mai fare nomi, non si sta battendo abbastanza per il Mezzogiorno. E avremo bisogno anche di molti più meridionali disponibili a lottare e a svegliarsi, perché ho la sensazione che continuiamo, tranne qualcuno, a non aver voglia di combattere, ma qui la situazione sta diventando come? Non ce l'ho con nessuno, solo con un clima della società meridionale che rimane di subalternità, di passività, ma è chiaro che stanno rubando alla Campania 6 miliardi di euro, o no? Dal Comune di Napoli si aspettava più appoggio in questa battaglia. Dal Comune di Napoli. Diceva il ministro Fitto che non è interessato alla polemica, tantomeno lei, allora dov'è che si bloccano questi fondi di sviluppo e coesione destinati alla Campania? Perché? Me l'ho detto, stiamo da un anno e mezzo a correre appresso ai timbri e alle carte. La polizia di Torre del Greco ha arrestato due persone e notificato in carcere un terzo arresto. Si tratta dei presunti autori di una rapina. Dovranno rispondere di rapina aggravata e porto illegale di arma da fuoco. Secondo gli inquirenti, i destinatari del provvedimento, nella notte del 2 luglio del 2021 si sarebbero introdotti in un rimessaggio per autoarticolati di Torre del Greco e, sotto minaccia di armi da fuoco, avrebbero obbligato il vigilante notturno ad aprire la sbarra d'ingresso. Lo avrebbero ucciso se fossero arrivati suoi colleghi e lui avesse fatto scattare l'allarme. Una volta aperta la sbarra del rimessaggio, i malviventi hanno fatto entrare una motrice con la quale venne asportato un rimorchio contenente pneumatici e prodotti da barba. Cambiamo argomento, si parla in questo caso del G7 a Capri, rischio elevato, si temono disordini in vista del G7 che si terrà a Capri dal 17 al 19 aprile, convocata una riunione in prefettura.
Si è tenuta in prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, cui hanno partecipato i sindaci dei comuni di Capri e Anacapri, l'assessore alla legalità del Comune di Napoli, il questore e i rappresentanti delle forze dell'ordine. È stata affrontata la tematica riguardante l'organizzazione connessa al vertice dei ministri degli esteri dei paesi del G7, in programma sull'Isola Azzurra dal 17 al 19 aprile. In considerazione della rilevanza dell'evento, cui prenderanno parte anche diversi rappresentanti di altri stati esteri, oltre a quelli membri del G7 e alcune organizzazioni internazionali, si è approfondita la questione delle misure necessarie per garantire l'ordine e la sicurezza dei partecipanti, ma anche di cittadini e turisti presenti sull'isola. In particolare sono stati predisposti dispositivi organizzativi e di sicurezza che tengono conto di diversi fattori, quali le ridotte dimensioni dell'isola e le zone della stessa e del capoluogo, dove ha sede la location dell'evento. Nelle giornate immediatamente precedenti al vertice è previsto presso il Comune di Capri un ulteriore comitato provinciale allo scopo di mettere a punto gli ultimi dettagli organizzativi. Una truffa internazionale 2.0 che ha fruttato almeno 50 colpi tra il 2016 e il 2019 ha portato all'arresto di 48 persone per un esteso sistema di frodi bancarie e postali. La Procura di Napoli ha reso noto la conclusione d'indagine per 48 persone per un esteso sistema di frodi bancarie e postali ai danni di decine di ignari utenti che si sono visti prosciugare o alleggerire i conti correnti. Si contano almeno 50 colpi tra il 2016 e il 2019. Tale truffa, venuta alla luce grazie alla denuncia presentata alla Polizia Postale da un'azienda ligure attiva nel settore alimentare. Gli investigatori nelle province di Caserta e Napoli hanno permesso di accertare con i carabinieri di Marcianise e la Polizia Postale, con il coordinamento del PM di Napoli, la base operativa dell'associazione, divisa in 4 cellule. Una prima cellula spagnola, poi quella di Villa Literno, Castel Volturno e infine la cellula di Marcianise. In ogni gruppo i capi si occupavano di trovare i leader delle compagnie telefoniche compiacenti e chi avrebbe dovuto ritirare il denaro. I reati contestati sono, a vario titolo, l'associazione a delinquere, il riciclaggio, l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e il possesso e fabbricazione di documenti di identificazione. Sfiorata la tragedia ieri a Fuorigrotta, sicari esplodono colpi di pistola tra la folla e in questo caso feriscono una donna per errore. Sarebbe rimasta ferita per errore da un proiettile vagante la donna di 50 anni colpita ad una gamba mentre si trovava nei pressi delle giostrine di Piazza Italia nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Era nel parco giochi con suo figlio e questa è l'ipotesi principale sulla quale stanno lavorando gli investigatori della squadra mobile di Napoli e del commissariato di polizia San Paolo coordinati dalla procura partenopea. Forse un agguato di camorra fallito con il killer che ha esploso colpi ad un'altezza d'uomo tra la folla a due passi dall'area verde ad un orario di punta, quando erano presenti ancora tanti bambini. La vittima incensurata è totalmente estranea a quanto accaduto. Prima di essere trasportata all'ospedale San Paolo per le cure del caso e l'estrazione del proiettile, è stata inizialmente soccorsa da un passante. Sull'agguato è stato organizzato oggi un vertice in prefettura a Napoli. Il prefetto Michele Di Bari ha annunciato l'intensificazione di controlli e posti di blocco. E veniamo all'omicidio tramontano. Ieri si è tenuta un'altra udienza a Milano dove hanno conferito anche i medici legali. Giulia è morta per emorragia dopo 37 coltellate. Si è tenuta davanti alla Corte d'Assise di Milano la nuova udienza a carico di Alessandro Impagnatiello per aver ucciso con 37 coltellate lo scorso 27 maggio a Senago la fidanzata Giulia Tramontano e il bimbo che portava in grembo. La seduta è stata celebrata a porte chiuse per la proiezione in aula delle foto del cadavere. Medici legali e consulenti sono stati ascoltati ed hanno dichiarato che la 29enne è morta a causa di una massiva emorragia acuta provocata da lesioni vascolari cervicali toraciche provocate da arma da taglio. Il piccolo Tiago è deceduto dopo la madre a causa di un'insufficienza vascolare provocata dall'emorragia materna. Secondo quanto evidenziato dal medico legale Gentilomo, Giulia potrebbe essere stata sorpresa alle spalle perché non risultano lesioni da difesa.
Tre tagli sul viso coinciderebbero con un tentativo di voltarsi verso l'aggressore e una ferita alla gola potrebbe averle impedito di gridare. Il tossicologo Minoli invece ha dichiarato che nell'ultimo mese di vita della giovane donna le dosi del veleno per topi, il bromadiolone, sembra fossero aumentate. L'imputato avrebbe tentato di avvelenare la fidanzata per almeno 2 mesi e mezzo. La sostanza tossica, ha spiegato l'esperto, proprio per evitare che venga ingerita accidentalmente dall'uomo, ha un sapore amaro e può provocare piccole emorragie gastrointestinali. Giulia da mesi lamentava mal di stomaco e sapore strano del cibo, come già testimoniato dalla sorella. Il Pagnatiello, seduto nella gabbia in aula, ha ascoltato le dichiarazioni dei medici legali con il capochino. I familiari della Tramontano non hanno preso parte all'ultima seduta, ma hanno pubblicato sui social il loro grido di dolore affinché sia fatta almeno giustizia. La prossima udienza è fissata per l'11 aprile, quando saranno ascoltati 5 testimoni dell'accusa, tra cui un'amica di Giulia. La Corte di Cassazione ha annullato il decreto di confisca relativo al patrimonio di valore di oltre 200 milioni di euro dei tre fratelli Pellini. Protesta questa mattina dei comitati della Terra dei Fuochi. Associazioni, volontari ed esponenti politici campani hanno manifestato questa mattina davanti al Tribunale di Napoli per chiedere il sequestro del patrimonio dei fratelli Pellini di Acerra, imprenditori condannati negli anni scorsi per disastro ambientale aggravato, ai quali saranno restituiti beni per circa 220 milioni di euro dopo una sentenza della Corte di Cassazione. La Suprema Corte infatti ha accolto nei giorni scorsi il ricorso presentato dai legali degli imprenditori. Gli attivisti della Terra dei Fuochi si sono mobilitati per chiedere un nuovo sequestro. Se il denaro che è stato ritornato ai fratelli Pellini è loro, che Dio li benedica, ma se è ritornato solamente per degli errori che potevano essere superati tranquillamente con un poco di buona volontà, e questa è una cosa veramente grave, allora bisogna indagare, bisogna vedere che cosa è successo. Noi vogliamo sapere la verità. Qui ci sono dei cittadini, intere famiglie, intere associazioni che non hanno avuto paura, hanno denunciato allo Stato quello che avveniva sul nostro territorio e alla fine è stato lo Stato che ha girato le spalle a questi cittadini. Allora noi dobbiamo chiedere a gran voce che i beni appena restituiti debbano essere necessariamente risequestrati, perché innanzitutto le bonifiche non sono mai state fatte sul territorio e il sequestro avvenuto in questi giorni per una discarica di circa 2 chilometri lineari è la dimostrazione che il disastro è ancora in atto. Io ho speso tutta la mia esistenza per questa lotta e non posso accettare che lo Stato ritorni indietro questi milioni. Abbiamo denunciato, siamo stati presenti sui territori, non ultima abbiamo segnalato e denunciato alle autorità una discarica per 2 chilometri quadrati, milioni di migliaia di metri cubi di rifiuti di ogni genere. Non ci siamo mai voltati dall'altra parte, in questo caso lo Stato o quella parte dello Stato si è voltato, ha voltato la faccia al territorio, a noi cittadini, a noi volontari, a noi attivisti sul territorio. E veniamo all'incendio della Venere degli Stracci. È stata dimezzata la pena per il clochard che diede fuoco a tale opera lo scorso luglio. È stata dimezzata la pena per Simone Isaia, il clochard condannato per l'incendio della Venere degli Stracci, l'opera del Pistoletto che venne bruciata lo scorso mese di luglio in piazza Municipio a Napoli. La decisione è arrivata dalla Corte di Appello del capoluogo campano, che ha ridimensionato la reclusione a 2 anni e 6 mesi. Si dovrà ora decidere se concedere i domiciliari al ragazzo, che ha seguito l'udienza in videocollegamento dal penitenziario di Roma, dove attualmente è detenuto. In primo grado l'uomo era stato condannato a 4 anni di carcere. Soddisfazione è stata espressa dal garante campano dei detenuti Samuele Ciambiello, che già aveva sottolineato quanto fosse stata una sconfitta umana e sociale la prigionia da mesi di Simone Isaia. Si tratta di un ragazzo fragile, una persona in difficoltà ma non pericolosa, ha detto, così come sottolineato anche dal vescovo Battaglia, che aveva inviato una lettera al giudice dicendo di essere pronto a prendersi cura di Simone, seguendolo in percorsi di accoglienza, supporto psicoeducativo e riabilitazione. Si susseguono quotidianamente episodi di violenza all'interno delle carceri. Dopo l'appello dei sindacati al capo dello Stato, questa volta a parlare e a chiedere un intervento immediato, il garante dei detenuti della regione Campania.
La situazione delle carceri è sempre più delicata e non riguarda soltanto la Campania, ma l'Italia. In aumento il numero di suicidi in regione dei detenuti e degli agenti della polizia penitenziaria. Un allarme serio, quello lanciato dai sindacati e purtroppo ancora inascoltato. Il 18 marzo il Presidente della Repubblica, incontrando la polizia penitenziaria, ha detto esplicitamente: tanti suicidi, occorre intervenire subito. Ad oggi 29 suicidi in Italia tra i detenuti, 3 suicidi tra gli agenti di polizia penitenziaria. 25 persone sono morte in carcere, morte naturali o cause da accertare. C'è un sovraffollamento, poche misure alternative al carcere, 18.000 tossicodipendenti, 17.000 immigrati. Nella nostra regione 1.401 tossicodipendenti su 7.500 detenuti. 420 stanno in carcere per malattia mentale. Ora, rispetto a questo dato, dove molte volte sono i genitori a denunciare i propri figli, chi ha un problema in più che si chiama droga, un problema in più che si chiama salute mentale? La risposta non può essere il carcere. E in questo senso io mi auguro che questo governo, questo Parlamento e il Senato smettano di avere una visione carcerocentrica. Qui non stiamo parlando di 416 bis, di malavita organizzata. Stiamo parlando di persone fragili, a volte invisibili. Ultimo dato, in Italia 16.000 persone hanno una condanna da 1 a 3 anni, in Campania 758. C'è anche uno che sta scontando a Poggioreale 6 mesi per aver fatto una dichiarazione falsa sullo smarrimento della sua carta d'identità. Possiamo mandarlo in carcere? Ecco, io mi appello alla politica, a tutta la politica a 360 gradi, perché il carcere non sia rimosso e non sia una risposta semplice a bisogni complessi, in primis la sicurezza. È stato investito da un'auto e sbalzato sul marciapiede. Un gattino, benché ferito, ha trovato le forze per aggrapparsi e scavalcare il muro della recinzione della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino in via Roma. In questo caso ha attirato l'attenzione dei militari in servizio che lo hanno soccorso e preso in cura. Hanno allertato il servizio veterinario delle ASL che ha trasferito il cucciolo in una clinica veterinaria. I medici si sono detti certi del completo recupero del piccolo felino. Passiamo ora all'area Flegrea con l'ex sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che comparirà il prossimo 9 aprile davanti ai giudici della settima sezione penale del Tribunale di Napoli. Vincenzo Figliolia dovrà comparire il prossimo 9 aprile davanti ai giudici della settima sezione penale del Tribunale di Napoli per la prima udienza del processo, che sarà celebrato con giudizio immediato. L'ex sindaco di Pozzuoli, accusato unitamente a Nicola Oddati, ex dirigente nazionale del Partito Democratico, e l'imprenditore Salvatore Musella di turbativa d'asta e corruzione nell'ambito della gara d'appalto per la gestione del Rione Terra. Attualmente l'ex inquilino di Pozzuoli è l'unico imputato ancora sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso 22 gennaio. Dovrà subire pertanto due processi: corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, traffico di influenze illecite e turbativa libertà degli incanti. Importante operazione di sgombero del mercato ittico di via Vespucci da parte della Polizia Municipale in collaborazione con ASIA e Napoli Servizi. Era occupato da tempo da alcuni extracomunitari e senza fissa dimora. L'ex mercato ittico di via Vespucci a Napoli è stato oggetto di un'operazione di sgombero eseguita dalla Polizia Municipale in collaborazione con ASIA e Napoli Servizi. La missione era stata concordata in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Da anni i cittadini denunciavano le condizioni di estremo degrado in cui versava l'area. La ditta che dovrà eseguire i lavori ha provveduto immediatamente ad installare il cantiere e si occuperà anche della vigilanza della zona per evitare che venga nuovamente occupata. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alla legalità del Comune di Napoli, De Jesu. Abbiamo avviato le procedure per recuperare da una situazione decennale di degrado, un luogo sul quale avevamo avuto tantissime segnalazioni e denunce da parte dei residenti. L'area, conclude De Jesu, è stata riportata a una situazione di normalità,
con un cantiere vigilato che eviterà ulteriori situazioni di occupazione abusive. Prosciolti i 15 allevatori bufalini che erano stati accusati di aver bloccato la statale Domiziana nello scorso mese di maggio. Epilogo positivo delle indagini nei confronti di 15 allevatori bufalini che erano stati accusati di aver bloccato la statale Domiziana tra Castelvolturno e Mondragone nello scorso mese di maggio. Sono stati infatti tutti prosciolti, poiché il fatto non sussiste. È stata disposta la sentenza di non luogo a procedere anche nei confronti dei due leader degli allevatori e degli agricoltori casertani, Gianni Fabris e Adriano Noviello. La protesta aveva come obiettivo quello di tenere alta l'attenzione sulla vertenza, che da oltre un anno vede contrapposti i lavoratori e la regione Campania, per il piano di eradicazione di brucellosi e TBC bufaline, varato nel marzo 2022. La Coldiretti di Caserta denuncia danni agli agricoltori provocati dai cinghiali per oltre 4 milioni di euro. Sono stimati ad oltre 4 milioni di euro i danni nei confronti del settore agricolo provocati dall'invasione dei cinghiali nella regione Campania. La questione arriva all'ordine del giorno del Comitato di Gestione dell'ATC Caserta, che accoglie la proposta di Coldiretti Caserta, che ha sollevato la necessità e l'urgenza di intervenire in maniera concreta e quindi istituisce un gruppo di selettori che possa intervenire nelle zone maggiormente afflitte dalla presenza degli animali. Tra le proposte, l'istituzione di un numero verde per dare la possibilità di segnalare in maniera tempestiva e diretta eventuali danni e minacce derivanti da una presenza massiccia di cinghiali su un determinato territorio. Il direttore di Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli, invita a non perdere tempo e dice: «Serve massima attenzione in modo che la presenza dei cinghiali non metta in ginocchio tanti imprenditori, o peggio ancora, che questi animali possano provocare rischi per l'incolumità dei cittadini che percorrono le nostre strade». Multiprelievo degli organi all'ospedale del Mare che ha salvato la vita a 6 persone. Restituire la vita a 6 persone è stato possibile grazie alla bontà di Chiara, che in vita aveva espresso la volontà di donare i suoi organi in caso di morte. La 57enne era stata ricoverata nella UOC di anestesia e rianimazione, poiché colpita da un'emorragia cerebrale. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvarla. Così, appena constatato il decesso, i familiari hanno voluto esaudire il suo desiderio, autorizzando il prelievo di fegato, cuore, reni e cornee. Il prelievo degli organi è stato eseguito all'Ospedale del Mare di Napoli ed hanno collaborato i chirurghi provenienti dalle regioni di tutta la penisola, nelle quali risultavano pazienti in attesa dell'organo compatibile. C'è anche un capitolo sulla fragilità nel glossario fragile, il volume di Lega Coop Sociali sul linguaggio delle parole. Fa tappa a Napoli il glossario fragile, il volume che è stato anche al centro dell'interesse della Treccani. La deontologia nel linguaggio e nella comunicazione, questo è il titolo dell'evento promosso da Lega Coop Sociali e Lega Coop Campania in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti. È particolarmente importante perché le parole non sono neutre, perché dipende molto dal contesto nel quale si mettono e l'uso che se ne fa nel contesto nel quale si mettono, e non riguarda solo ed esclusivamente i social, di cui comunque si fa molto parlare, riguarda tutti gli strumenti di comunicazione. Per noi è stato particolarmente importante attivare questo percorso in maniera partecipata per uscire anche da una sorta di slang, di modalità stereotipata di comunicazione del sociale e dei problemi che affliggono il sociale. Bene, il sociale non è solo un problema, è anche un territorio di grande ricchezza, di opportunità, di riscatto, che non fa notizia
e che non viene sempre raccontato nel modo migliore. L'uso delle parole è molto importante, per chi fa il nostro lavoro è essenziale, perché noi lavoriamo molto sulla relazione come cooperatori e cooperatrici, ma la comunicazione riveste sempre più aspetti fondamentali della nostra esistenza, fino a plasmarla in una maniera che è diventata quasi incontrollabile. Per cui noi stiamo lavorando molto su questo, e questo glossario fragile per noi è stata l'occasione per portare dei contenuti che solitamente non vengono affrontati dal nostro punto di vista. L'appuntamento in Campania arriva dopo il tour del 2023 del Glossario Fragile alla Sapienza Università di Roma, a Santo Lussurgio in Sardegna, nell'ambito della Summer School del Master in Comunicazione Sociale dell'Università Roma Tor Vergata, a Modena, Perugia e Potenza, con i crediti per la formazione dei giornalisti. A Verbania, lo scorso 19 novembre, il Glossario ha aperto lo spettacolo Che ci faccio qui di Domenico Iannaccone. Lavorare per raccontare in modo diverso i significati, le parole, le persone, le situazioni di vulnerabilità, di difficoltà delle persone che vivono nelle nostre comunità è l'elemento fondamentale del glossario, che è un piccolo strumento, ma uno strumento che può consentire di poter lavorare al meglio sul linguaggio. Continua l'ascesa di Napoli dal punto di vista del turismo e della bellezza, così come conferma anche la classifica tra le città più apprezzate in Europa. Napoli tra le più belle al mondo. La scalata della città partenopea per turismo e bellezza è ormai inarrestabile da qualche anno e risulta al 26° posto della classifica di Resonance, la società di consulenza internazionale che analizza i dati su circa 180 città europee attraverso statistiche ufficiali e giudizi di residenti e visitatori. Sono milioni i turisti che affollano le strade del capoluogo campano per le sue bellezze artistico-culturali, e se il report internazionale la indica nei primi 30 posti generali, Napoli si piazza al primo posto nella sottocategoria attività all'aperto, traguardo che sottolinea quanto il fascino e i colori delle sue strade siano sempre più ricercati da italiani e stranieri. La grande ricchezza di musei, dove risiedono preziose collezioni insieme agli scavi di Pompei ed Ercolano ed il parco archeologico dei Campi Flegrei, hanno reso Napoli una delle capitali europee più ricercate e sorprendenti. I nuovi investimenti internazionali ed il turismo, che è cresciuto a dismisura negli ultimi 10 anni, fanno della metropoli partenopea una delle città del paese più alte nella classifica, dopo Roma che è al 4° posto e Milano al 10°. Quattro aziende protagoniste per la promozione, la tutela e la valorizzazione dell'antico vino della vite alberata. 1700 bottiglie calate in mare nella baia di Bacoli e 1700 depositate nelle tradizionali grotte di tufo a Casal di Principe. Quattro le aziende che hanno dato vita ad un progetto che sembra trovare nuove adesioni per fare sistema locale per la promozione, tutela e valorizzazione del vino della vite ad Alberata, unicamente coltivata nell'area versana. Le cantine Vite Matta, Bonaparte, De Angelis e Masseria Campito vogliono scoprire in termini scientifici quali differenze possono riscontrarsi con le due tipologie di affinamento. Questa è la tematica dell'incontro andato in programma a Villa Ferretti dal nome Asprigno, un mare di bolle. Il vino Asprigno è caratteristica, in qualche modo marchia di significato, il territorio di Casal di Principe negli ultimi anni, grazie all'attività di cooperative, di volontariato, che fanno anche assistenza ai disabili, e si vede ad arrivare a livelli straordinari. Partendo da un prodotto che è molto particolare, dell'Asprigno, uno dei vitigni più antichi d'Italia, che riesce a salire a 15 metri d'altezza, noi abbiamo pensato di immergerlo a 15 metri di profondità, ma non in un posto qualunque, qui a Baia, nei pressi della città sommersa, quindi in un posto storico. All'interno della cantina Vite Matta queste uve vengono lavorate, vengono trasformate in spumante, che sono state poi oggi immerse lì al largo di Bacoli, dove sosterranno per un anno, e tra un anno verranno
verranno recuperate. Una parte di queste bottiglie, una metà, circa una metà, sono state attivate in una grotta dell'Agroversano e poi tra un anno faremo la comparazione tra quelle che hanno subito un affinamento in acqua e le altre invece che hanno subito un affinamento in grotta. Oggi si chiude il cerchio grazie al mare dei Campi Flegrei, dell'area sommersa di Baia, perché c'è l'aria, essendo la Sprinio, la vita maritata che va in altezza fino a 15 metri, scende sotto di 15 metri nel terreno, poi il fuoco dato dall'aria vulcanica e quindi si aggiunge l'ultimo elemento che è il mare. Parliamo ora di un'iniziativa che andrà in scena a Casoria, abbracciata collettiva il 6 e 7 aprile, non lasciare solo un bambino affetto da autismo. Ne parliamo con Alfonso Donadio, coordinatore del Centro Terapia Multisistemica in Acqua. Parliamo di tale iniziativa, un'iniziativa che appunto ha del sociale. Abbiamo qualche problema, abbiamo perso il nostro ospite. Salve, qualche problema di connessione, andiamo avanti in attesa che venga ripristinato in questo caso il collegamento con il nostro ospite e andiamo a leggere quello che andiamo ad informare in merito ai nostri approfondimenti, perché ogni giorno subito dopo l'edizione delle ore 13:45 del telegiornale, da lunedì al venerdì, l'approfondimento di Campi Flegrei TV in onda sul canale 99 del digitale terrestre, sul web www.tvcampiflegrei.it e sui nostri social network. Parleremo di sanità e delle condizioni in cui sono costretti a lavorare medici e operatori sanitari, ma anche di benessere e nutrizione con esperti del settore. Ricerca focus sul mondo dell'università e dell'insegnamento e per cronaca attualità la riforma della giustizia con la voce di magistrati e avvocati, ampio spazio al lavoro e alle vertenze ancora in corso, al welfare, all'ambiente e al cambiamento climatico. Infine cinema, musica e spettacolo con le offerte che il territorio campano propone ogni settimana in diretta dal lunedì al venerdì, canale 99 del digitale terrestre, dopo il telegiornale delle ore 13:45, non mancate. E allora andiamo in pubblicità, dopo il nostro spazio pubblicitario torneremo con il collegamento. Serietà, garanzie e rispetto delle tempistiche sono le premesse fondamentali per la creazione di un percorso che condurrà al successo. Sviluppo, crescita costante e il raggiungimento degli obiettivi. Un sogno? No, è la realtà di Cofim SRL, azienda di impianti e sistemi segnaletici. Da 30 anni ti indichiamo la giusta direzione. www.cofimsign.it. Scegli la Dante Alighieri e le opportunità che offre in ambito didattico in sbocchi professionali. Con l'Istituto Alberghiero Nautico Meccanico, Elettronica, Elettrotecnica, Geometra, Ragioneria, Scuola di Informatica e anche Turistico. Poi ancora offriamo corsi di formazione OS, OSA, SAB, certificazione EIPAS, corsi patente europea e corsi 24 CFU. La Dante Alighieri inoltre è anche università, con lauree triennali, magistrali, specialistiche e a corso unico, con tutor, lezioni ed esami in sede. Per maggiori informazioni visita il nostro sito istitutidantealighieri.it. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché? Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giuliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee.
Oltre 20.000 metri quadrati di esposizione per venire incontro ad ogni tipo di esigenza. Da noi troverete tutto il legno che state cercando: rovere, frassino, castagno, castagno francese, pino marittimo, iroco. Non solo legno grezzo, ma anche pannellatura di ogni tipo: Kindl, Abet, Saib collezioni di Diblos e Istantis e una vasta scelta di top per cucine: Baido, Phoenix, inoltre Saint-Wood, Listellare d'Abete, prodotto austriaco serigrafato e scalpellato a mano. Consulenza, progettazione, taglio, foratura, assemblaggio, kit casse, bordatura, lavorazione in 3D, lavorazione laser, piallatura, pantografature anche in verticale. Una ferramenta specializzata dove troverete tutto: cerniere, cerniere ammortizzate, vernici, impregnante colle, pennelli e una vasta scelta di elettroutensili delle migliori marche. Nel centro Brico troverete una vasta scelta di porte, listelli, battiscopa, verniciati, coprifili, mensole angoli, salvaspigoli, listelli grezzi pronti all'uso per essere verniciati. Tantissime offerte di elettrodomestici da incasso a libera installazione delle migliori marche: Frank, Miele, Smeg, Samsung, Smepa, Glen Gas, Telma, Whirlpool, Indesit. Per i vostri terrazzi e giardini troverete una vasta gamma di strutture in legno, grigliati, staccionate, gazebi. Vi aspettiamo nelle nostre sedi di Via Campana Pozzuoli, Via Stadera Poggioreale, Via Pascoli Casoria, Napoli. Il peschereccio a Villaricca ti aspetta in Corso Europa 163. Piatti che variano col pescato del giorno. Vieni a scoprire la nostra zuppa di cozze e le nostre specialità di mare, preparate dalle mani esperte dello chef Francesco Bosso. Ristorante Il Peschereccio. Come al mare, come a casa. Somek, eccellenza nel settore della carpenteria e serramenti. Partner di marchi come McDonald's, Roadhouse, Autogrill, Chef Express, Motta e Campari, Poke House, Calavera, Wakamama, La Feltrinelli, Metro Cash and Carry, H&M e tanti altri. Operatività su tutto il territorio nazionale con lo scopo principale di soddisfare ogni singola richiesta del cliente garantendo qualità, precisione e affidabilità. Somek, se vuoi il massimo, sai a chi affidarti. Lux.com. Più servizi, più prevenzione, più salute. E non solo. Offriamo anche la possibilità di accedere a vari servizi come holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma. Senza dimenticare il nostro spazio benessere, perché ricorda, mens sana in corpore sano. Cosa aspetti? La farmacia Solfatara è proprio quello che stavi cercando. Efficienza, qualità e anche tanto relax. Vieni a trovarci in via Solfatara 119 a Pozzuoli. Troverai personale altamente qualificato che ti supporterà nella scelta del percorso adatto a te e alle tue esigenze. Farmacia Solfatara. Dottoressa La Marca. Prezzi alle stelle? Troppi rincari? Vuoi risparmiare carburante dal 15% e fino al 45%? Che cosa aspetti? Sfrutta l'opzione New Compact Hydrogen System, installabile su auto a benzina, diesel e gas. Chiama CRV Centro Revisioni Auto e Moto e pianifica il tuo mega sconto. Sicurezza, professionalità e solo servizi di elevata qualità. CRV. Ti aspettiamo in via Ianfolla 308 a Napoli. Abbracciata collettiva il 6 e 7 aprile a Casoria. Non lasciare solo un bambino affetto da autismo. Ne parliamo in diretta con Alfonso Donadio, coordinatore del centro terapia multisistemica in acqua. Ci siamo con il collegamento. A tutti. La bracciata collettiva nasce con l'intenzione di avvicinare tutte le persone
ai ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico. Durante questi giorni, appunto, noi inizieremo domani alle ore 7:30 del mattino alla piscina Il Pala Casoria, via Michelangelo numero 3, fino alle 13:30 di domenica. Quindi nuoteremo per 30 ore consecutive con la presenza in acqua di almeno un ragazzo disabile, almeno un ragazzo normotipico. L'intenzione è quella di avvicinare tutte le persone al tema della disabilità, in particolare al tema dell'autismo, che appunto, come ben sapete, il 2 aprile ricorre appunto la giornata sulla consapevolezza dell'autismo. Tutti i fondi che verranno raccolti durante queste due giornate serviranno a sovvenzionare le famiglie per pagare le terapie che svolgono i loro figli con la nostra attività, la terapia multisistemica metodo Caputo Ippolito, sia col centro fuori dall'acqua che con le terapie in acqua che svolgiamo in diverse strutture. Com'è possibile contribuire? Allora, è possibile contribuire o tramite sponsorizzazioni o tramite appunto contatti con i responsabili sul sito www.terapiamultisistemica.it, c'è cioè proprio la pagina dedicata a Bracciata Collettiva, dove ci sono c'è anche un QR code per donare immediatamente una somma a piacere per diciamo la causa. Allora ricordiamo ancora una volta l'appuntamento di domani e ringraziamo per l'intervento, per di domani e soprattutto di domenica. Grazie mille a tutti. Allora noi salutiamo il nostro ospite e cambiamo argomento, parliamo in questo caso di Napoli con De Laurentiis, il patrono azzurro che ha fatto un discorso alla squadra nel post allenamento della giornata di ieri, obiettivo finire al meglio questa stagione. Aurelio De Laurentiis è tornato al centro sportivo Konami Training Center di Castelvolturno dopo un periodo di assenza condizionata da una serie di impegni all'estero e in Italia. Prima di rigettarsi tra carte e telefonate, il presidente del Napoli ha salutato i giocatori dopo aver assistito all'allenamento odierno e ha detto due parole che hanno restituito un senso al finale di stagione e al presente, nonostante il futuro sia in piena evoluzione e privo di certezze. Mi raccomando, chiudiamola per bene, a testa alta. Nonostante l'obiettivo Champions sia ormai svanito quasi del tutto, i partenopei hanno il dovere di provare a finire al meglio la stagione, centrando la qualificazione in Europa o quantomeno in Conference League. Delle coppe europee meno prestigiose della sorella dalle grandi orecchie, ma che comunque potrebbero dare motivazioni in più al Napoli che verrà. Dopo l'accordo con il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, la priorità resta l'allenatore. Secondo Sky Sport si è sempre più vicini all'intesa con Vincenzo Italiano della Fiorentina, che resta dunque la prima scelta per la panchina azzurra. Affidata all'esperto fischietto di Roma, Doveri, la gara di domenica alle ore 15 tra Monza e Napoli. Sarà l'arbitro Daniele Doveri di Roma a dirigere Monza-Napoli, 31esima giornata di Serie A. Meli Alassio gli assistenti, Perenzoni il quarto uomo. Nella sala VAR la coppia Bisso-Marini. Paladino dovrà fare a meno di Capitan Pessina, espulso all'ultima contro il Torino. Ad affiancare Gagliardini in mediana ci sarà Bondo. Sulla tre quarti spazio a Colpani, Maldini e Dani Mota, che supporteranno l'unica punta di Juric. In difesa pronti Birindelli e Carboni sugli esterni, ma resta viva la concorrenza dell'azzurro Zerbin. Izzo e Pablo Marì due centrali, tra i pali Di Gregorio. Indisponibili Caprari, Vignato e Gomez. Un dubbio per reparto da sciogliere per mister Calzona. Davanti a Meret dovrebbero partire Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus ed Olivera, con quest'ultimo che si gioca una maglia con Mario Rui. A centrocampo solito ballottaggio fra Traoré e Zielinski per un posto da mezzala con Lobot che da Anghissà. In avanti potrebbe rivedersi il tridente politano Osimhen Kvaratskhelia. Il georgiano ha lavorato parzialmente in gruppo nell'ultima sessione di allenamento e si candida ad una maglia da titolare, ma resta viva l'opzione Raspadori. Sulla via del recupero anche Ngonji, che proverà a strappare una convocazione per il match del U-Power Stadium. Tutto pronto per la Vesuvio Race, la regata delle isole del Golfo di Napoli, che parte nella giornata del 6 aprile.
Al via la quinta edizione della Vesuvio Race, la regata velica che attraverserà le acque del Golfo di Napoli il 6 aprile. In gara ci saranno 50 imbarcazioni provenienti da tutta Italia, tra questi Sulaima di Davide Russo del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, già vincitore della 52esima edizione del campionato invernale di vela d'altura del Golfo di Napoli e anche Pappicciotto del Circolo Nautico Torre del Greco e Globulo Rosso dello Yacht Club Gaeta, protagonista qualche anno fa della Trigolfi. La regata è organizzata dal Circolo Nautico di Torre Annunziata con il supporto del porto turistico di Marina di Stabia, sede logistica dell'evento nato nel 2018. La gara in mare apre il circuito delle più importanti regate offshore e toccherà i maggiori punti di interesse del Golfo Partenopeo. Sono previsti 3 percorsi di varie difficoltà che, partendo da Marina di Stabia, arriveranno a Procida, Ischia e Capri e lo scoglio di Vervece, per poi navigare lungo la costiera sorrentina. Panorama mozzafiato assicurato per gli equipaggi in gara, ma lo spettacolo è garantito anche per chi seguirà la manifestazione dalla terraferma. Andiamo ora con le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da... Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Il meteo è stato offerto da... Big Food è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea. Specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. MEPA Alimentari SRL, azienda leader nel settore alimentari. Una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Serietà, professionalità e cortesia fanno da cornice a più di 8.000 referenze. Tra prodotti alimentari, alimentari all'ingrosso, prodotti per panifici, tarallifici, pizzerie, pasticcerie, caffetterie e gelaterie. La MEPA Alimentari SRL distribuisce i suoi prodotti avvalendosi di validi collaboratori e un intero parco di autoveicoli dotati di ogni comfort per la conservazione e il trasporto dei prodotti in totale sicurezza. MEPA Alimentari SRL è a Pozzuoli in strada provinciale per Pianura 11, telefono 081 726 1530 081 866 6155, email ordini@mepalimentari.com. Azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli.
affidarti a noi per il trattamento dei rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiaroferro. Hai sognato quell'auto? L'hai voluta? Desiderata e sempre rinviato l'acquisto? Oggi tutto può diventare finalmente realtà. Da New D'Alterio Cars vendiamo auto a chilometro zero e modelli usati. Trattiamo i principali marchi del settore, tra cui Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Fiat, Alfa Romeo e tanti altri. Vari modelli, da quelli super economici alle auto di lusso. Non perdere la tua occasione. Ti aspettiamo in via Cicore 34 a Quarto. Troverai esperti qualificati pronti a consigliarti e ad accompagnarti nella scelta dell'auto che fa per te. Ti attendono prezzi da capogiro e super scontati. Che aspetti? Chiamaci al 334-3613-759. New D'Alterio Cars. Da 26 anni leader del settore. Ringraziamo i telespettatori per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento con la nostra programmazione su Campi Flegrei TV.